diamo inizio ai lavori. Io sono Sandro Gambuzza, sono l'ex presidente di Confagricoltura Ragusa. Diciamo l'onore a questo punto di introdurre questa giornata. Chiamarla di lavoro mi sembra un po' eccessivo. Comunque è la nostra assemblea pubblica e noi il giorno 12 abbiamo eletto il nuovo presidente di Confagricoltura Ragusa, che presenterò e che farà un proprio discorso, e che quindi ho, diciamo, l'onore, il compito di porgere i saluti a nome di Confagricoltura Ragusa a tutti i presenti, alle autorità presenti, in particolare alla dottoressa Caciuffo, viceprefetto, al colonnello dell'Arma dei Carabinieri, dottor al colonnello Solombrini della Guardia di Finanza, al dottor Gannino, questore di Ragusa, al dottor Cosentini, che è il commissario del Consorzio di Bonifica, al dottor Balloni, presidente dell'Ordine degli Agronomi, ovviamente a tutti i presenti, un saluto particolare e un ringraziamento, riconoscimento direi, al presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. Il mio compito sostanzialmente ritengo che si debba limitare a introdurre il tema. Il tema è quello che è legato strettamente al lavoro agricolo nella provincia di Ragusa, con dei dati che ritengo non siano inaspettati, ma che comunque debbano costituire il punto di partenza per riavviare, rendere operativo quello che è stato un progetto importante, che era quello del distretto orticolo del sud-est, che prese le mosse nel 2006 e che fu riconosciuto nel 2007 dalla regione siciliana, e che sostanzialmente era visto allora, ma lo è tuttora, ritengo anche alla luce questi dati legati al motore della nostra provincia, quello che può essere uno strumento importante nel senso della situazione delle imprese, dell'organizzazione della produzione e dell'organizzazione commerciale del nostro comparto agricolo. È un grande distretto sia da un punto territoriale, perché comprende da Licata fino a Siracusa, ha visto l'adesione di quasi 1000 imprese, con sostanzialmente una manodopera impiegata di oltre 7000 lavoratori, e diciamo che è uno strumento che anche alla luce della nuova programmazione comunitaria, dei nuovi PSR, può essere sicuramente rigenerato, riempiendolo magari di nuovi contenuti, con al centro quello che è la valorizzazione delle risorse umane del nostro distretto a questo punto. E il tema del lavoro c'entra tutto, si tratta di mettere il lavoro a questo punto come fatto importante all'interno di quello che possono essere i progetti del distretto. E il distretto ha sede a Ragusa, e il dottor Arezzo, che è qua presente, ringrazio per essere qui con noi, ne curò sostanzialmente tutti gli aspetti burocratici legati all'interlocuzione con la regione. Diciamo che in provincia è il massimo conoscitore del distretto di cui stiamo parlando. Distretto e lavoro sembrano due temi, due argomenti distanti fra di loro, ma anche, alla luce anche di quello che è un momento di assoluta criticità del settore agricolo. Ecco, i toni non possono, non debbono essere trionfalistici, ottimistici, perché ritengo che ci discostiamo dalla realtà.
però come probabilmente disse qualcuno parafrasandolo, insomma, è il momento in cui non bisogna lasciarsi al pessimismo della ragione piuttosto che farsi guidare dall'ottimismo della volontà. Questo è l'impegno, ritengo, l'impegno che sarà di Confagricoltura per il futuro. Il tema del lavoro è assolutamente connesso a questi temi. Sappiamo quanto importante sia condurre e profondere tutti gli sforzi possibili per un lavoro che sia anche questo di qualità, legato a tutta una serie di iniziative legislative, ma questo sarà il Presidente Guidi che approfondirà il tutto, per cui a questo punto non mi resta che ringraziarvi ancora per essere qui presente e buon lavoro. Buongiorno a tutti, abbiamo sentito Sandro Gamiluzza, il presidente uscente di Confagricoltura di Ragusa. E io direi a questo punto di iniziare la voce dando la parola al dottor Antonio Pirre, nuovo presidente, è stato eletto il 12 aprile scorso, nuovo presidente di Confagricoltura Ragusa, che ovviamente avrà il, non solo, insomma, questa è la giornata del suo insediamento ufficiale, quindi ve lo consegniamo. Ma soprattutto mi piacerebbe affrontare con il dottor Pirre anche gli argomenti un po' a tema principale di questa giornata, il tema dell'occupazione con le criticità, con le problematiche che oggi rappresenta la parola lavoro. Intanto io non so, dottor Pirre, non si voleva alzare, però io l'ho costretto ad andare lì. Se volete lo possiamo accogliere anche con un applauso di incoraggiamento. Buongiorno a tutti, per me è un grande giorno, un grande onore essere qui come Presidente della Confagricoltura di Ragusa. Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, a cominciare dal mio predecessore Sandro Gamiluzza, dal direttore Giovanni Sucis e da tutto il, da tutti i componenti del Consiglio Direttivo che hanno avuto, mi hanno dato la fiducia e l'onore di rappresentarlo. Anche perché sappiamo che Confagricoltura è l'organizzazione che racchiude le aziende più importanti nel comparto agricolo e la provincia di Ragusa è una provincia a forte vocazione agricola e anche una notevole importanza. E da qui diciamo tante, ma veramente tante responsabilità per me e insomma conto di affrontarle con l'aiuto di tutti. Parecchi di voi mi conoscono perché io collaboro da tanto tempo con Confagricoltura affrontando problematiche di tipo sindacale. Diciamo che adesso dobbiamo ampliare gli orizzonti e mi dà una grande fiducia e tranquillità sapere di avere alle spalle una squadra di amici, di imprenditori validi e di provate esperienze. Prima di tutti vorrei citare, oltre all'amico Gamiluzza, i due vicepresidenti, che sono Carmelo Calabrese e Ignazio Di Castro, oltre a tutti i consiglieri dei componenti del Consiglio Direttivo, Mariuccia Crissoni, Lorena Calabrese, Guido Grasso, Carlo Scollo, Francesco Romani Valentina e Francesco Bruno. Spero di non dimenticare nessuno. Sandro Gamiluzza poco fa parlava dei dati occupazionali che l'Inps ha diramato. Sono dati che confermano ancora una volta come il lavoro agricolo tiene molto bene, addirittura rileviamo anche degli incrementi, a differenza degli altri settori che invece evidenziano cali significativi. Quindi l'agricoltura è trainante. Come intendiamo muoverci? Io ritengo che è anche giusto parlare di programmi, di ciò che si voglia fare. Di solito si elencano i programmi prima di essere eletti, non dopo. Questo
sia una cosa in, in controtendenza, ma penso che sia, sia utile comunque ricordarli sempre. Primo tra tutti è la comunicazione, lo sviluppo di sistemi di comunicazione che possano fare meglio interagire le aziende con l'agricoltura e soprattutto informare ciò che con l'agricoltura fa sia a livello centrale che a livello provinciale. E vi assicuro che sono diciamo iniziative di grande spessore che cercheremo piano piano di introdurre anche qua. Noi già abbiamo avviato, abbiamo revisionato il sito internet, abbiamo anche avviato una pagina Facebook che probabilmente è quella che rappresenta il sistema di comunicazione più penetrante e su cui vorremmo magari spenderci un po' di più. Fermo restando insomma che valuteremo anche la possibilità di fare degli incontri monotematici secondo le esigenze delle aziende. Un altro argomento, per ricollegarmi all'argomento principale di oggi, è quello del lavoro. Il titolo del lavoro è il lavoro, il titolo del convegno è il lavoro vero. E purtroppo invece ultimamente in tema di lavoro agricolo si parla più di lavoro nero e di caporalato. Io vi assicuro che in questa provincia ci sono esperienze ultradecennali di rapporti sindacali molto molto buoni, di battaglie condotte insieme noi sindacati dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori, e per questo insomma premevo anche ringraziare e confido che continuerà sicuramente questa collaborazione. E per tornare al lavoro vero, è chiaro che in un periodo di questo di crisi come quello che stiamo attraversando, i dati forniti dall'INPS sono assolutamente in controtendenza. Non c'è dubbio che in periodi di crisi, anzi, si assista a riduzioni di giornate lavorative, a riduzioni di occupati. Invece in provincia di Ragusa abbiamo un aumento delle giornate lavorative, abbiamo un aumento del personale. Questo insomma non può che far, depone assolutamente bene nei nostri confronti, però è chiaro che non bisogna passare alla guardia, dobbiamo continuare su questo aspetto e dobbiamo cercare di rafforzare il lavoro. Come? Principalmente con la formazione. Noi abbiamo degli enti di formazione che fino ad oggi sono stati legati un po' alla regione, agli enti di formazione regionale. Intendiamo un po' cambiare direzione e rivolgerci un po' agli enti interprofessionali, cercare di realizzare un interscambio con le aziende per cercare di indirizzare i corsi e quindi la formazione del personale secondo le esigenze delle aziende. Per non parlare del mondo della scuola, i dati forniti dall'INPS evidenziano, c'è un aspetto importante da segnalare, la composizione dei lavoratori italiani rispetto ai lavoratori stranieri. I lavoratori italiani nell'anno 2008 erano all'incirca il 61%. Nell'anno 2015, sempre in provincia di Ragusa, siamo intorno al 50%, 51%. E questo non può non significare che diciamo, i giovani tendono ad abbandonare l'agricoltura. Quindi anche da questo punto di vista cercare di creare questo interscambio con l'azienda non può che far crescere nei confronti dei giovani la consapevolezza di ciò che è l'agricoltura, che non è quella di 10 anni fa o di 20 anni fa. E sempre sul versante lavoro, un progetto di Confagricoltura nazionale che noi vorremmo introdurre qua in provincia di Ragusa è il progetto AgriJob. AgriJob è un servizio innovativo di intermediazione tra il mondo delle imprese e il mondo dei lavoratori. Sostanzialmente è un ente di intermediazione che
o meglio, Confagricoltura è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere proprio un'attività di intermediazione, mettendo a disposizione il bagaglio di conoscenze di tutte le aziende associate, e questo corrisponde a un servizio, un'esigenza espressa dal sistema produttivo, caratterizzato da aziende di dimensioni medio-grandi che assumono ogni anno parecchio personale e spesso trovano anche difficoltà a reperire manodopera qualificata. Per cui diciamo che è un sistema che funziona con la creazione di un enorme database con i dati delle aziende e i dati dei lavoratori, e da questo punto di vista insomma cercheremo un po' di dare questo piccolo mano d'aiuto, anche perché sia motivo di pensare che esigenze lavorative indifferibili, urgenti, quali quelle che possono derivare da un repentino cambiamento del cambiamento climatico, in questo periodo la produzione in serra scoppia perché il caldo è terribile, e quindi c'è la necessità di fare dei lavori indifferibili, urgenti, e spesso è anche difficoltoso trovare manodopera, quindi in questo sistema, in questo circuito si possono inserire situazioni di intermediazione non qualificate che possono essere anche scambiate per caporalato. Poi da ultimo volevo parlare anche della rete del lavoro agricolo di qualità, probabilmente ne parlerà il nostro Presidente avanti. Si tratta in buona sostanza di un sistema volontario di certificazione in cui le aziende agricole si inseriscono e vengono inserite in un elenco che è una sorta di certificazione di qualità riconosciuta a tutte le aziende aderenti. E al momento diciamo che ci sono delle criticità che Confagricoltura sta affrontando con gli enti preposti, col governo prima di tutto, con l'INPS, che è l'ente che assume la presidenza di questa rete. Diciamo che può diventare anche un boomerang, e quindi lo cercheremo di seguirlo con attenzione, perché da qualche parte sta passando il messaggio che le aziende non iscritte a questa rete sono quelle meno rispettose dei contratti, se non addirittura equivalenza lavoro nero e caporalato. Per cui avremo piacere ad avviare qualche iniziativa di questo tipo, pilota, magari vediamo se il Presidente ci racconterà qualche esperienza anche personale, mi pare, no? Io a questo punto ritengo di avere concluso e vi ringrazio dell'attenzione. E volevo approfittare di questo momento per salutare e premiare con un ricordo da parte di questa organizzazione tutti i presidenti che che mi hanno preceduto e che si sono succeduti dal 1955 a oggi. Scusate un attimo. Ma facciamo salire il Presidente, ci sono. Facciamo. No. Andiamo sotto. Così non evitiamo che salgono su sopra? No, ma è anche bello che salgano. E allora chiamo in ordine, quindi nessuno me ne voglia. Giuseppe Palmieri. Potete salire sul palco, magari possiamo animare un po' la questa mattinata, e se no tutti in silenzio, ma questo riconoscimento li possiamo incoraggiare sempre con un applauso. Giuseppe Palmieri, Presidente, cosa sappiamo? Di che anno era? Devo dire che non me l'hanno scritto, mi dicono nel 1955, ma sono sicuro che sia molto più in là. Ci vorrebbe una memoria storica che Giuseppe Fagge è un piacere dare questo ricordo
a Giuseppe Palmieri, Marchese di Villalba, per il lavoro svolto. Ecco, io vorrei dire una cosa. Giuseppe Palmieri naturalmente non sono io, era mio padre, però le persone non lo sanno, eh. E poi ecco, io ero bambino quando lui è stato presidente, ritengo che sia stato presidente verso 62, 64, 65, insomma in quell'epoca lì, dalle carte del, si dovrebbe vedere, ecco, dai documenti. Comunque, grazie. Vi confesso che è la prima esperienza pubblica, quindi mi perdonerete, grazie Presidente. Allora, poi abbiamo l'avvocato Filippo Scrofani, però non so se c'è qualcuno degli eredi, quindi alla memoria consegniamo la targa e cercheremo di farla avere qualcuno degli eredi. Sempre alla memoria, l'avvocato Giovanni Alezzo di Filetti è qua. Abbiamo Arezzo. Io parlerò tra un po' nell'altra mia veste di segretario generale della Camera di Commercio, però consentitemi una battuta soltanto. Ovviamente questo momento mi commuove perché mi ricorda ovviamente la figura di mio padre, tra l'altro nota a gran parte dei presenti, e mi ricorda anche gli anni in cui lo affiancavo in qualche modo in questa impegno associativo alla guida dell'Unione Provinciale Agricoltori. Il nome che ci portavamo appresso era questo. Papà lo faceva con grande entusiasmo e io sono molto grato agli attuali dirigenti di Confagricoltura Ragusa che hanno pensato di ricordarlo in questa occasione, e lo faccio anche a nome di mia sorella Giovanna, che anche lei mi ha dato incarico in questo senso di ringraziare per questo graditissimo momento di ricordo che, consentitemi, ancora adesso, nonostante siano passati molti anni, mi crea un minimo di commozione. Grazie. Vorrei chiamare sul palco in memoria del professor Francesco Mangione la signora Ghimet. Sul palco l'ingegnere Arone di Valentino, Francesco Arone di Valentino. Va bene. E da ultimo, allora, ma non ultimo, chiamo Sandro Gambuzza. Della proclamazione, e questo è l'incoronazione. Un po' è un cerimoniale del Rotariato. Continua.
non andare via. C'è dell'altro. Ci dobbiamo dare la nostra. Pazienza, tutto. Ma se lo merita? Se lo merita. Grazie. Cerchiamo di chiamare non appena arriva l'ingegnere Arone e a questo punto io passo la parola. Grazie Presidente Pirre, perché abbiamo visto che se la cava bene pure alle prese con la conduzione. Io prima di dare la parola al dottor Carmelo Arezzo, segretario generale della Camera di Commercio di Ragusa, volevo sottolineare dei numeri che devo dire mi hanno colpito. La provincia di Ragusa conta 10.000 aziende nel reparto agricolo e rappresenta un terzo delle iscritte nel registro proprio della Camera di Commercio. Questo è un dato importante perché Ragusa rappresenta l'isola nell'isola, vuol dire il valore economico più importante della Sicilia. E restando sul tema del lavoro, sono 28.000 i braccianti agricoli. Poi su questo ci legheremo anche al Presidente Mario Bidi per capire che cos'è il tema del lavoro oggi e per capire come viene disciplinato rispetto al lavoro nero e rispetto a quel lavoro che deve essere tutelato, deve essere trasparente, deve essere soprattutto legale. E ci sono, proprio perché i dati vanno in controtendenza in questa provincia, 3 milioni di giornate lavorative. Tutti questi sono i dati dall'INPS e anche dal... e sono stati elaborati dall'ente bilaterale agricolo di Ragusa. Capite bene che è una quantità, un valore economico di grande eccellenza per il reparto agricolo e quando si parla di Ragusa si parla comunque di prodotti DOP, di prodotti DOC, di prodotti che esportano il marchio di Sicilia. Ritornando però alla burocrazia, ritornando però a quello che succede poi negli uffici, le carte, quello che poi regolamenta il reparto e il comparto, io vorrei dare la parola a proposito del distretto agricolo, che è una creazione importante di questa provincia, proprio al dottor Carmelo Arezzo, segretario generale della Camera di Commercio, perché ci può un po' disegnare che cos'è il distretto agricolo e orticolo e soprattutto darne come dire, un po' la fisionomia di questo distretto che non riguarda solo la provincia di Ragusa ma si allarga quasi a mezza Sicilia. Se preferisce restare qui o sì? Buongiorno a tutti, ritorno quindi al microfono e mi consentirete di portare un saluto particolare al Presidente Nazionale di Confagricoltura Mario Guidi che ci onora oggi della sua presenza a Ragusa. Io non cercherò di ridurre al massimo il mio intervento per non tediarvi, ma preannuncio che non mi occuperò solo del distretto orticolo, accennerò anche al distretto orticolo, ma proverò ad allargare qualche considerazione perché credo sia questa assemblea pubblica di Confagricoltura un'occasione utile per fare il punto su quelle che sono oggi le criticità e le prospettive di un comparto, quello agricolo, che nel territorio rappresenta una certezza, rappresenta un punto di riferimento dal quale credo non si possa prescindere per chiunque si occupa di economia, e io lo faccio ovviamente dal mio osservatorio di segretario generale della Camera di Commercio.
In realtà, come forse avrete visto nell'invito, questo intervento non era affidato a me, era affidato giustamente al presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Giannone, che rappresenta l'ente, che è la guida politica della struttura. Purtroppo il presidente Giannone è oggi improvvisamente impegnato in una riunione a Palermo. Tutti voi sapete, perché tutti voi leggete, che il momento di vita delle Camere di Commercio in generale nel Paese, in Sicilia in particolare, non è tra i più brillanti, è pieno di incognite, pieno di incertezze, pieno di interrogativi, e quindi si susseguono incontri, riunioni e quant'altro per provare a portare a sintesi questa difficile situazione che stiamo vivendo e che ci porta, perché già deliberato, come molti dei presenti certamente sanno, all'accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, facendo nascere una Camera di Commercio del sud-est di Sicilia, che si presenta dal punto di vista dei numeri imprenditoriali, che è il parametro col quale si classificano le rilevanze delle Camere di Commercio nel Paese, si presenta come la quarta, quinta Camera di Commercio d'Italia. Quindi siamo di fronte alla nascita di un ente che potrà essere, e ci auguriamo possa essere, di grande efficacia per lo sviluppo non più di un territorio provinciale, ma di un territorio più vasto, di un'area vasta appunto legata a questo sud-est di Sicilia, che è un'area estremamente particolare e nella quale ci sono numeri rilevanti in termini di sviluppo, in termini di PIL, in termini di ricchezza prodotta dalle imprese, dalle 160.000-170.000 imprese che operano nel contesto territoriale di cui sto dicendo. Quindi il Presidente purtroppo è assente, mi ha delegato ovviamente a rappresentarlo e farò anche alcune considerazioni che sono invece squisitamente tecniche, quindi dalla parte della burocrazia, come diceva poco fa la nostra cortese moderatrice, dalla parte di chi lavora dietro la scrivania e cerca di dare poi contenuto e concretezza alle strategie politiche che vengono invece individuate dagli amministratori. Ma devo dire, perché me lo ha espressamente sottolineato il Presidente quando ci siamo sentiti prima che io venissi qui questa mattina, e lo fa anche a nome della Giunta, che in questa prospettiva di nascita della nuova Camera di Commercio questa provincia intende presentarsi e candidarsi come la parte del territorio forse più legittimata a dare piena voce al mondo agricolo. Ci sono condizioni oggettive legate al numero delle imprese, legate alla ricchezza, al PIL prodotto in questa provincia, che senza nulla togliere alle altre due province, Siracusa, che ha tra l'altro molte affinità in parte del territorio con il nostro territorio, e anche Catania per certi versi in queste condizioni, ci sono le condizioni perché in una visione strategica più complessiva di area vasta la provincia voglia candidarsi ad avere un ruolo all'interno della futura Camera di Commercio, proprio in rappresentanza del mondo agricolo. In questo senso si sono avviati confronti, verifiche, si è avviato un forte dibattito tra le categorie imprenditoriali e siamo convinti che questo possa essere un risultato significativo. Risultato che ha forti connotazioni, forti collegamenti proprio col mondo di Confagricoltura. Io voglio dirlo qui non solo perché, come avete visto, ci sono legami affettivi, personali, familiari che poco fa lo hanno evidenziato, mi legano a Confagricoltura, ma ovviamente questo nulla ha a che vedere con l'esercizio della mia attività di segretario generale dell'ente, ma anche perché quelle che sono una serie di impegni forti che la Camera di Commercio in questi anni ha portato avanti storicamente trovano in alcuni casi, non si può non rilevarlo, è solo una constatazione oggettiva di un dato storico, trovano in alcuni casi la base, l'avvio, l'inizio della propria presenza nel territorio proprio in iniziative fortemente volute dal mondo Confagricoltura.
farò una citazione per tutte e anche qui per molti dei presenti dirò una cosa molto, molto nota, che la fiera agricola mediterranea, la FAM, oggi diventata negli ultimi anni fiera agroalimentare mediterranea, è il punto di forza delle attività che svolge la Camera di Commercio, anche dal punto di vista dell'investimento economico, è quella che si ritaglia la fetta di torta più significativa nel modesto budget di interventi economici che la Camera di Commercio riesce ogni anno a mettere in campo, quindi a testimonianza che la vetrina principale delle attività di promozione che la Camera svolge, prende le mosse da iniziative che vengono dal mondo confagricoltura, prende le mosse dal mercato concorso zootecnico e della mossa della meccanizzazione agricola. Questi erano i primi baluardi, i primi punti fermi dell'iniziativa di sviluppo del fieristico del mondo agricolo e venivano, lo dice la storia, quindi non sto inventando nulla, venivano da iniziative di confagricoltura, delle iniziative dall'Unione Provinciale Agricoltura. Poi la fiera ovviamente nel tempo, come giusto che sia, è cresciuta, si è allargata, ha aggiunto ulteriori settori, è diventata nella sua calendarizzazione ufficiale anno per anno, cioè alla fine di settembre, quest'anno l'ultima settimana di settembre e si completerà con la prima domenica di ottobre, sarà un appuntamento dove sono venute fuori anche altre iniziative collaterali e che oggi è organizzata, promossa, realizzata dalla Camera di Commercio di Ragusa, direi quasi totalitariamente, con l'apporto del Comune di Ragusa che mette a disposizione le strutture del foro boario che i ragusani ovviamente conoscono, ma anche con l'apporto di tutte le associazioni di categoria, non solo del mondo agricolo, ma del mondo commerciale, del mondo industriale, del mondo artigianale, che tutte si impegnano fortemente per dare contenuto alla fiera agroalimentare mediterranea. Quindi voglio dire che l'impegno della Camera sui temi dello sviluppo dell'agricoltura, perché sviluppare l'agricoltura oggi, ma sempre è stato così, è principalmente dare voce alle prospettive commerciali di conferimento e di distribuzione dei prodotti. Una vetrina come la fiera agroalimentare, che muove dal mondo zootecnico, ma poi si è allargato all'agroalimentare in generale, un po' meno al mondo dell'orticoltura, ma anche per motivi legati alla stagionalità della presenza, ma negli ultimi anni ha per esempio incentivato la conoscenza del settore vivaistico e del settore dei giardini, quindi anche un aspetto che in qualche modo si collega a una faccia aggiuntiva del mondo orticolo, no? Del mondo in serra e in pieno campo che riguarda l'orticoltura. Ha dato e dà risultati dei quali ovviamente noi siamo molto fieri e che vogliamo presentare, mi collego a quello che dicevo prima, a questa futura Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa come un punto fermo al quale la Camera di Commercio di Ragusa, gli imprenditori della provincia di Ragusa, il territorio della provincia di Ragusa non intende e credo legittimamente rinunciare, ma vuole farne invece una vetrina più ampia che riguardi anche l'area vasta verso la quale da tempo ci siamo mossi. Dicevo, non parlerò solo del distretto orticolo del sud-est, però alcune informazioni bisogna, anche perché il presidente Gambuzza lo ha prima fatto attribuendomi una competenza che è più nella sua mente purtroppo che nella realtà, però proverò a dare qualche informazione. Per un motivo molto semplice, non perché non voglia approfondire il tema, ma perché in realtà mi spiace che non ci sia l'assessore regionale, che tra l'altro assessore regionale dell'agricoltura, laddove i distretti sono stati invece individuati come competenza dell'assessorato oggi alle attività produttive, l'assessorato che vigila sulle camere di commercio, ma sono competenza dell'assessorato alle attività produttive, quindi è la regione che segue i distretti, che prova a dare vita ai distretti, che prova a vivacizzarli, a renderli i più operativi possibili.
La Camera di Commercio è stata chiamata fin dall'inizio su questo tema dei distretti produttivi a essere vigile sul territorio, nel senso che è chiamata a relazionare, conoscendo ovviamente la realtà del proprio territorio di competenza, sulla effettiva proiezione del mondo che quel distretto, del mondo produttivo che il distretto si vuole rappresentare. E lo abbiamo fatto per i diversi distretti produttivi della nostra area, e c'è quello lattiero-caseario, che anche questo ha forti collegamenti ovviamente col mondo agricolo, c'è quello avicolo, e ricordo a me stesso che il polo avicolo di Modica è un secondo polo avicolo del paese, quindi anche questa è una realtà agricola, anche questa che va in qualche modo, agricola industriale se volete, ma che va in qualche modo presa in considerazione, è il discetto articolo del sud-est che vide la sottoscrizione, il coinvolgimento complessivo di 550 imprese nella sua fase iniziale, pescando, ed è per questo che essendo datato 10 anni fa è particolarmente significativo sottolinearlo, pescando in aree che non erano solo la provincia di Ragusa, pur collocandosi come sede nella Camera di Commercio di Ragusa, pescando anche nelle province limitrofe, andando in provincia di Caltanissetta, in provincia di Catania, in provincia di Siracusa, persino in provincia di Agrigento, quindi coprendo una fascia del territorio siciliano che già dava, ripeto, 10 anni fa, questa sottolineatura e questa promozione a un'area vasta, questa visione che non può più essere, e poi il diritto amministrativo e le riforme hanno assecondato come era inevitabile questo disegno, non può più essere frenato dai confini amministrativi che sulla carta geografica le leggi si affrettano a tracciare. Ci sono dei meccanismi, specie di economia, che travalicano questi confini, che guardano a prospettive, ad aree più ampie, e questo distretto, anche gli altri, davano già segnali in questo senso. La visione con la quale si va oggi verso, da un lato, i liberi consorzi, al di là delle tante incertezze legate alla riforma delle province, che in Sicilia, come sappiamo, non è accompagnata da una buona sorte, diciamo, usiamo questo eufemismo, quindi la nascita dei liberi consorzi dei comuni, e poi anche il tema degli accorpamenti, già le Camere di Commercio intende guardare ad aree che non possono avere più dal punto di vista economico il limite geografico dato dal disegno meramente amministrativo. Ripeto, erano 550, aveva il grande pregio di toccare il mondo della produzione, di toccare il mondo della commercializzazione, anche il mondo delle imprese che facessero studio e consulenza, e anche altre imprese della filiera, cioè per la prima volta guardava in modo intenso, in modo operativo, a filiere organiche nel settore dell'orticolo, coinvolgendo anche attori istituzionali che, come dicevo prima, uscivano dal limite della provincia di Ragusa. Le province allora c'erano presenti sia con Ragusa che con Caltanissetta, i comuni presenti con Vittoria e Comiso, le camere di commercio presenti con quella di Ragusa e con quella di Agrigento, e ancora altri enti pubblici, privati, gli enti dei patti territoriali, che i presenti ricorderanno erano attivi in quel momento, più di adesso, e anche il mondo della ricerca centrale, perché per esempio c'era un forte coinvolgimento dell'Università di Palermo, quindi una visione che voleva andare lontano e che esprimeva, e che poi nel 2012 è stata ripresa, e purtroppo però, ecco, il Presidente Gambuzza, non me ne voglia, ma devo fare il mio lavoro di funzionario pubblico, da allora conosce una fase di stasi. Quindi questo distretto articolo, se ancora adesso ha, come mi pare di capire da parte delle dichiarazioni del Presidente Gambuzza, ma anche da quello che sento dire da molti degli imprenditori con cui ho collegamento, può avere ancora un senso, una funzione, un ruolo, occorre riprenderlo, occorre farlo seriamente ripartire. Anche in questa sua versione aggiornata, ripeto, del 2012, ma dal 2012 a ora, troppo il tempo passa, sono già 4 anni di distanza, che ha visto un ridimensionamento dei sottoscrittori. Però probabilmente in questo un fatto positivo, perché sono rimasti in 106 le imprese appartenenti all'intera filiera produttiva con un bacino occupazionale di oltre 2000 addetti,
che voglio dire sono quelli che più direttamente hanno un forte condivisione delle finalità per cui è nato il distretto e che esprime un fatturato aggregato di 234 milioni e 350, oltre 200, quasi 235 milioni di euro. Quindi siamo di fronte a numeri importanti, la distribuzione delle imprese è, come dicevo prima, nel mondo della produzione, quindi con in particolare con la coltivazione di ortaggi, parlo dei codici Ateco con cui sono registrate le imprese alla Camera di Commercio, coltivazione di ortaggi in piena area, coltivazione di ortaggi in ambiente protetto, quindi sotto serra, e poi via via tutte le altre attività che dicevo prima. Quali erano le finalità e quali secondo me continuano a essere, perché purtroppo complice anche la situazione di crisi economica complessiva che in questi anni ha segnato l'economia del nostro paese, l'economia occidentale in generale del nostro paese e in particolare anche quello della Sicilia, restano temi sui quali, anche per le cose che poco fa il nuovo presidente di Confagricoltura ci diceva, restano cose attualissime sulle quali è indispensabile il confronto di idee quotidiano. Le leggo dal patto che stava alla base della costituzione del distretto. L'adeguamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto alla produzione e vendita e la razionalizzazione dell'offerta rispetto alle attuali logiche di mercato relativo alla filiera. Credo che non ci sia, basta aprire il giornale ogni giorno e scoprire che questo è un tema che è ancora, ahimè, irrisolto. Oltre naturalmente alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, orticole e ortofrutticole, alla sicurezza degli alimenti nel rispetto delle normative sanitarie e ambientali, alla crescita dell'occupazione e degli investimenti nel settore. Quindi sono temi nei quali effettivamente la sinergia tra pubblico e privato, con in prima linea il mondo delle imprese private, e qui c'erano in questo numero che vi ho detto prima una forte presenza, un grandissimo numero di piccole imprese, come nel nostro territorio, perché le imprese agricole sono anche nel nostro territorio piccole e medie imprese, e poi la presenza però che garantiva la qualità di questa proposta distrettuale di alcune aziende leader che erano veramente le numero uno, sono ancora adesso le numero uno del territorio e quindi possono diventare trainanti per la piena realizzazione del progetto del distretto orticolo. Quindi io sono ben lieto di condividere la volontà espressa dal presidente Gambuzza di riprendere il tema del distretto orticolo. E da parte mia mi auguro che anche la futura Camera di Commercio la futura Camera di Commercio far suo questo percorso e quindi continuare a, visto che Giavaccio coinvolge anche parte dei territori delle altre province, continuare a spingere perché possa crescere. Lei quando ritiene che io stia andando oltre i limiti mi fermi senza problemi, perché io sono ahimè uno che sui temi si lascia prendere poi la mano. Comunque ora proverò a dire qualche altra cosa che conferma, al di là di quello che ho già detto, l'impegno della Camera di Commercio che ho l'onore di dirigere sui temi legati appunto all'agricoltura e all'agricoltura di eccellenza, perché questo poi oggi è il vero la vera sfida che ci si presenta. Puntualmente, quando ogni anno presentiamo i dati economici dell'anno precedente, approssimandosi la giornata dell'economia, che ho visto negli ultimi anni le Camere di Commercio protagoniste di questa informativa statistica, che poi è anche un'informativa economica su che cosa sta succedendo nei diversi territori della nostra Italia, puntualmente, io me ne occupo ormai da troppi anni, spero di occuparmene anche in quella che è preannunciata per la metà di maggio di quest'anno, Ragusa si conferma capitale indiscussa dell'agricoltura, confrontando i dati non del solo territorio siciliano, ma confrontando i dati di tutto il paese. Perché ancora una volta, nonostante questa percentuale nella torta del PIL provinciale,
sia andata nel tempo riducendosi rispetto ai valori di un po' di anni addietro, continua a essere percentualmente la parte di ricchezza che il territorio produce e che deriva dall'agricoltura, la percentuale più alta in assoluto tra tutte le province italiane. Quindi la quota che viene in provincia di Ragusa, nel PIL della provincia di Ragusa, dall'agricoltura è percentualmente la più alta rispetto a tutto il resto del paese. Quindi, inutile nasconderci, l'economia della provincia di Ragusa poggia sull'agricoltura. Io banalmente ogni tanto ricordo a me stesso quando da giovane, quindi parecchi anni addietro, facevo un po' di attività giornalistica, quando mi si chiese un anno da parte del mio giornale di andare a verificare che andamento aveva avuto l'economia in quell'anno, andare a chiedere a un po' di gente: ma siete contenti, non siete contenti, come vanno le agricolture, quali speranze avete per l'anno successivo? Intervistando un operatore del settore della ristorazione che si occupava di saloni di ricevimento, quindi di momenti legati ai matrimoni, ai ricevimenti e quant'altro, mi diceva: se la serricoltura va bene, il mio anno prossimo sarà splendido, perché i matrimoni che farò saranno tali da farvi stare bene. È un esempio, un aneddoto se volete, ma emblematico di come l'agricoltura in questa provincia, allora, ma ancora adesso, continua a essere la molla e il volano di tutto l'andamento economico del territorio. Alcuni numeri che vengono dall'ultima giornata dell'economia: per i prodotti zootecnici il valore della produzione totale, questo era nel 2013, 168 milioni di euro, la più alta, e rappresenta su quello che produce in prodotti zootecnici la Sicilia il 31,46%, quindi questa provincia soltanto è al terzo dell'intero valore regionale. Nella produzione di latte addirittura con 48 milioni di euro su 99 milioni andiamo al 48,5%. Il valore totale del comparto agricolo oltre 800 milioni di euro su un totale regionale di 4.400 milioni di euro. Ragusa è anche prima, come è noto a tutti i presenti, nelle coltivazioni erbacee con 360 milioni di produzione su 1.500 milioni dell'intera Sicilia. Per non parlare, perché abbiamo detto prima, dell'orticolo, dove la quantità e la produzione dell'orticoltura ne fa assolutamente la capitale assoluta. Allora, cosa può accadere a fronte di un'agricoltura così importante che questa provincia riesce a esprimere? Si può raccogliere, al di là delle tante difficoltà in cui versano gli agricoltori, non vorrei ora far passare l'idea che questo contesto agricolo così fortunato, così ricco, è un contesto agricolo in cui gli agricoltori se la passano bene, ahimè, vivono quotidianamente mille incertezze, mille difficoltà, ma è anche vero che sono stati gli agricoltori, quelli più innovativi, quelli che hanno guardato alla capacità di fare qualità e di investire anche in prospettiva e facendo scelte importanti nella propria azienda, sono quelli che hanno per esempio determinato nell'ultimo anno che i valori di export di questa provincia, a differenza e a dispetto di tutti gli altri parametri delle province siciliane, che sono tutti scesi rispetto all'anno precedente, il parametro di percentuale di export nel nostro territorio è cresciuto, e questo risultato viene dal mondo agricolo, viene dall'agroalimentare, quindi non solo dai prodotti agricoli, anche dai prodotti agricoli trasformati, ma voi mi insegnate che se non c'è prima il prodotto che viene dalla terra, la trasformazione non è possibile. Allora, qual è lo sforzo di questa Camera di Commercio su quello che è stato possibile fare? E ci rendiamo conto che proprio per un settore importante, per quello che dicevo prima, come quello orticolo, non abbiamo fatto molto, avremmo dovuto fare di più e vorremmo fare di più. E il tema della ripresa del distretto orticolo in questo senso può essere un percorso sul quale andare avanti. Il tema su cui ci siamo impegnati è quello della valorizzazione dei prodotti di eccellenza. Abbiamo provato, stiamo provando costantemente a essere vicini ai prodotti a marchio DOP. La provincia ne ha diversi, come tutti i presenti sanno, dal formaggio ragusano all'olio Monti Blei, e sono prodotti per i quali, per il formaggio un po' meno, ma per l'olio i risultati sono tangibili, significativi, anche dal punto di vista commerciale. I prodotti a marchio di OGG, unico caso, il vino Cerasuolo di Vittoria, e quindi le DOC che ne discendono
sono una presenza importante. Il vino e l'oro dall'altra parte della provincia, verso est e quindi a confinare e coinvolgendo anche la provincia di Siracusa, per cui anche qui si conferma quello che dicevo prima, che non ci può essere un confine amministrativo. Anche per gli altri prodotti che vi ho detto, le altre province sono coinvolte, perché sul ragusano di Ottino lo stesso, sull'olio DOP Monti Blei, le sottozone finiscono anche in territori che non sono della provincia di Siracusa. E poi i prodotti e marchio UGP, IGP, il pomodorino di Pachino, la carota di Ispica e poi lo sforzo che oggi è rappresentato fuori dai marchi comunitari, ma con una forte valenza anche questa di tipo commerciale, il Presidi Slow Food, sui quali c'è un forte impegno del territorio, come confermano i risultati già acquisiti, che vanno nel mondo delle razze animali, dalla bovina modicana all'asino ragusano, ma anche questo non è una banalità, perché l'asino ragusano riconosciuto per il Slow Food ha comportato anche sui prodotti che vengono dall'asino, dal latte di asino ad altro, una valorizzazione che prima probabilmente era inimmaginabile. E poi nel mondo dei legumi, e qui ci sono anche presenze che si richiamano a questo, con la fava Cottoia di Monica e con il fagiolo saluciano di Scicli e con il molto presto, speriamo, col sesamo di Ispica e poi il cavolo vecchio di Rosolini, la cipolla di Giarratana, cioè altri prodotti per i quali l'essere presenti restano prodotti di nicchia, ma quello che io qui vorrei sottolineare è che sui prodotti di nicchia, sui prodotti per i quali si fa un'azione di valorizzazione della qualità, è possibile costruire un percorso di sviluppo che diventa marketing del territorio, che diventa capacità di vendere non solo il prodotto ma l'immagine, quindi incentivare e far crescere, la dico lì c'è anche colpevole tra virgolette in positivo Montalbano, tutto l'effetto provocatore che immediatamente poi torna sempre a galla quando parliamo di queste cose, un concetto di turismo enogastronomico sul quale io recentemente ho fatto una serie di riflessioni, sono andato a fare delle verifiche e devo dire che produce oggi e restituisce oggi molto meno di quello che potenzialmente potrebbe fare, perché questa resta un'area appunto segnata dalla qualità di questi prodotti, segnata dalla capacità di fare anche una vendita diretta dal produttore al consumatore, quindi scoprire i prodotti nel loro territorio non è lo stesso che acquistarli dai banconi dei supermercati, elemento che oggi nella valorizzazione del consumatore ha la sua grande rilevanza, contribuire, e non è da poco, all'idea di una valorizzazione forte del paesaggio e del territorio, e in questo io credo che il Confagricoltura è stato protagonista, perché ha recuperato immobili, ne ha fatto una presenza significativa, ne ha restituito a volte anche convocazioni non strettamente legate all'agricoltura, ma comunque valorizzando un territorio, un ambiente, un'immagine, riusciamo oggi a far vedere un paesaggio, un territorio che ha ancora, per fortuna, delle connotazioni, dei connotanti, delle caratteristiche identitarie di altissima qualità. E non è un caso che, per esempio, a Catena la enogastronomia di eccellenza in questo territorio ha prodotto e produce una serie di presenze nella ristorazione che ne fanno un'oasi particolare nel panorama nazionale. La percentuale di cuochi stellati presenti nell'area, e qui non mi fermo alla provincia di Ragusa per il discorso che facevo prima, toccando la provincia di Catania nella parte meridionale, toccando la provincia di Caltanissetta nella parte orientale, in quest'area più vasta c'è tutto un mondo di ristorazione di eccellenza, di cuochi stellati, che percentualmente rispetto alla popolazione residente, che è un parametro che si può ovviamente utilizzare, ci dà percentuali che sono molto al di sopra di qualunque altra parte del paese e forse, non ho ancora fatto un'analisi del genere, ma vorrei farla addirittura a livello europeo, visto che parliamo di classificazioni che vengono da operatori che lavorano su base europea. È un fatto insignificante? Non lo è per l'agricoltura, perché questa valorizzazione e queste presenze nella ristorazione d'eccellenza muove in moltissimi casi dalla valorizzazione dei prodotti del territorio, è proprio caratterizzata da una rilettura, da una riscoperta dei prodotti del territorio. E se questo ha proiettato, come ha proiettato, emulazione nel mondo della ristorazione anche da parte di tanti altri,
emulazione nel mondo della ricettività alberghiera, dove sono nate e sono state avviate iniziative anche che parlano di frigorifero nelle stanze d'albergo a chilometro zero, nel senso legate ai prodotti tipici, per far trovare dentro al turista nel frigobar della stanza non i prodotti industriali ma i prodotti che avvengono dal territorio. Quindi tutto questo è una valorizzazione del prodotto. Io credo che indirettamente, nonostante le tante difficoltà di questo momento, il mondo agricolo a tutti i livelli possa riceverne una forte incentivazione. Per valorizzare tutto questo, e sono veramente alla conclusione, ripercorro rapidamente il lavoro che la Camera ha fatto negli ultimi anni. Ha incentivato la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, portando proprio questi produttori di eccellenza di questi prodotti. Andremo prestissimo al Cibus di Parma. Al Cibus di Parma siamo presenti con uno stand, uno spazio espositivo, dove ci sono 20 imprese del territorio che esprimono questo, che esprimono la qualità, l'eccellenza dei prodotti di cui abbiamo parlato. Finora. L'attenzione per la qualità, quindi spingere perché ci sia impegno da parte dei produttori nel salvaguardare la qualità, prescindendo dai disciplinari. Dove ci sono i disciplinari perché i prodotti sono a marchio, benissimo, ma anche laddove non ci sono i prodotti a marchio, crearsi delle griglie di valutazione da parte dei produttori è una condizione indispensabile, specie per confrontarsi con i mercati esteri. Abbiamo in Camera una sala panel per la valutazione e la degustazione degli oli e che quindi valuta e classifica gli oli che vengono prodotti non solo nella nostra provincia ma anche in altri territori, ed è un elemento indispensabile per il produttore che crede nel futuro del proprio prodotto. Altrettanto abbiamo fatto, ora lo facciamo di meno perché ci pensa l'Istituto Viterbino a Palermo, lo abbiamo fatto per i vini del territorio. Abbiamo dato e intendiamo dare sostegno ai distretti produttivi, dicevo prima, orticolo, zootecnico, avicolo. Non è un caso che alla provincia di Ragusa e alla Camera di Commercio di Ragusa da anni è assegnato il ruolo di ente che per uno dei premi più prestigiosi, quello dell'Ercole Olivario, che riguarda la produzione degli oli di eccellenza, la selezione e la valutazione per l'intera regione siciliana è affidata alla Camera di Commercio di Ragusa. Non credo sia un fatto casuale, non credo sia legato solo alla qualità e alla capacità del personale della mia Camera, è legato anche al fatto che questo territorio in materia esprime realmente delle eccellenze. Io credo che quando in un'assemblea pubblica come quella di oggi, e concludo il mio intervento, si incontrano imprenditori, come in questa platea, che credono fortemente nel loro lavoro, che sanno che il loro lavoro e il loro impegno è, ahimè, ogni giorno più complicato. Non tocca a me fare l'analisi dei tanti problemi che attanagliano il settore, credo che il Presidente Guidi tra poco inevitabilmente ci offrirà la carrellata di queste grandi difficoltà, ma credo che ritrovare un forte entusiasmo negli imprenditori agricoli di questa provincia, constatare come ogni giorno constatiamo che c'è una nuova generazione che avviene, che sta avvenendo questo passaggio generazionale dai cinquantenni, ai giovani, ai trentenni che vengono ora coinvolti nelle imprese, che ci credono, che tornano a fare impresa agricola nel nostro territorio, e lo fanno però con l'entusiasmo, con la voglia di innovazione che caratterizza le giovani generazioni, che possono dare una risposta diversa a quel quesito recentemente un'indagine ha posto, cioè quanta parte di imprenditori credono nel digitale. Ahimè, c'è stato detto in quell'intervista che 4 imprenditori su 10 sono convinti che il web e internet non sia utile alla loro impresa. È un dato sconfortante perché credo che oggi non si possa a nessun livello, ma non solo rispetto al commercio, all'e-commerce, ma in generale fare impresa senza confrontarsi giornalmente col mondo della comunicazione internet e della comunicazione digitale. I giovani che sempre più spesso vediamo nelle nostre riunioni, nei nostri momenti di formazione, avvicinarsi e tornare, più che avvicinarsi, tornare al mondo agricolo di questa provincia, possono aggiungere alla saggezza, all'impegno, alla storia rappresentata dai loro padri anche la spinta emozionale e entusiasmante della loro giovane età e del credere nell'innovazione e nelle sfide che il nuovo mondo ci sta presentando. Grazie.
Grazie al dottor Carmelo Arezzo. Intanto so che sono arrivati in sala il presidente del comitato provinciale dell'INPS, Giovanni Francazzino, poi c'è il segretario della, a cui diamo il benvenuto, il segretario FLAI CGL Salvatore Carpintieri, e il segretario FAI CISL Sergio Cutrale. E noi andiamo avanti anche un po' velocemente, perché sennò toglieremo tempo al presidente nazionale di Confagricoltura, e andiamo avanti con Massimo Franco, vicepresidente di Feder Sicilia. Benvenuto. Benvenuto al nostro presidente nazionale, porto i saluti innanzitutto del presidente regionale Ettore Bottino, che voleva essere qui, però purtroppo per motivi veramente che non si possono aspettare, è rimasto a Palermo. Le provocazioni dette prima in qualche maniera mi hanno fatto guardare un lavoro del nostro centro studi nazionale, e partirei subito con il dire che il commissario Barroso nel 2008 invitava gli stati membri a ridurre drasticamente gli oneri sociali per le aziende agricole, e che questo avrebbe generato non solo su questo ma su tutta la semplificazione burocratica, quella che loro chiamavano la better regulation, qualcosa come 9 miliardi di economie solo per quanto riguarda l'asse lavoro. Quindi, per rimanere in tema a quello che stiamo dicendo, noi attualmente abbiamo degli oneri che sono tra i più cari d'Europa. Pensate che per esempio la sola Germania non superano lo 0,02, noi siamo oltre il 35%, questo ci fa capire come purtroppo spesso si preferisce una filosofia che punta agli ammortizzatori sociali ma non qualcosa di concreto che rimane nel tempo. Confagricoltura non l'ha mai pensata in questa maniera, e questo è quello su cui crediamo tantissimo. Questo territorio, quello del sud-est, il territorio, questo territorio su 27 IGP e dopo della Sicilia ne raccoglie il 37% e ha anche un terzo di tutte le DOC siciliane. Questo dimostra l'effervescenza di un territorio che cresce, un territorio che nonostante tutte le sfide che ci ritroviamo, io sono un agricoltore, un frutticoltore, le cose vanno storte, però l'ottimismo mio nonno mi ha insegnato di non perderlo mai, altrimenti non so cosa dovremmo fare. Abbiamo un export per esempio per l'agricoltura che è di 426 milioni e importiamo la metà, quindi questo dimostra come importante sia il nostro settore, e più del 57% parte da questa parte della Sicilia, Ragusa, Siracusa e Catania. C'è un'interpretazione comunque dell'agricoltura che in qualche maniera offre alla speculazione, che è quella lì, che io chiamo l'agricoltura small, medium, large. Noi abbiamo in Sicilia, per la GEA abbiamo 270.640 aziende, per la Camera di Commercio ne abbiamo 83.000, per l'INPS un po' più di 52.000. Se scendiamo a Ragusa, studio con l'agricoltura, noi siamo a 15.000 per la GEA, a 9.000 per la Camera di Commercio, a 8.000 per l'INPS. Signori, qui dentro ci pescano di tutti. Ci pesca la politica perché non fa la politica, quindi ad uno scenario parli in una maniera, a chi fa occupazione dice altro, poi ci specula sopra, quindi non vi dico che cosa c'è in mezzo quando si parla di agricoltura, come si innescono degli appetiti formidabili e che anestetizzano tutto il lavoro che si fa dietro le quinte, dove si raggiungono dei risultati. Pensate a tutto il gran lavoro fatto dell'IMU, senza grandi colpi eclatanti, si è raggiunto un risultato come dovrebbe fare un sindacato serio, però come vi dicevo prima, di agricoltura ormai c'è un'emiriade di personaggi che parlano, di organismi che fanno servizi, non fanno sindacato, che chiaramente anestetizzano tutto il gran lavoro che si fa. Le giornate, in Sicilia ce ne sono 16 milioni, 7,8 vengono dal sud-est, quasi 3 milioni sono delle province di Ragusa, una bella
il segretario Arezzo, questi sono dati che elaboriamo come Camera di Commercio e quindi sono certificati. E la cosa che comunque ci riempie di orgoglio, che per esempio noi a Ragusa avete una media di 107 giornate l'anno per addetto, a Siracusa 102, questo dimostra come gli addetti sono degli addetti che vengono valorizzati nelle aziende, mentre in altre parti, si arriva a 50-70 giornate, questo dimostra che questo è un territorio molto attento su tutti quelli che sono gli oneri che spettano all'azienda. Mi avvio alla conclusione su un aspetto importante, che è quello dei salari. Arrivano quasi 170 milioni tra le province di Siracusa e Ragusa, che è la vera ridistribuzione del reddito. Chi lavora in agricoltura risiede nelle province del nord, sono soldi che rimangono nel territorio. E quando nell'agricoltura si dice riescono nonostante tutto a mantenere l'occupazione, questa è una cosa che ci deve riempire di orgoglio, perché se guardiamo cosa succede nel mondo dell'edilizia, ragazzi, è una cosa terrificante. Quindi nonostante tutto quello che ci piove addosso, riusciamo comunque a mantenere quel livello di occupazione e quella redistribuzione del reddito. Voi siete anche più fortunati di noi siracusani, perché la maggior parte dei vostri addetti sono pure residenti. Noi a Siracusa, per esempio, il 35% vive fuori provincia, quindi parte di quei soldi non rimangono nella mia provincia, ma escono fuori. Quindi questo è un territorio che sul sud-est ha fatto delle scommesse impressionanti, segretario. È 5 anni che lavoriamo come tanti matti, spero che non vengano anestetizzati da tutto quello che purtroppo sta succedendo in questi giorni, perché veramente sarebbe uno schiaffo morale a tutte le persone per bene che continuano a lavorare in questo benedetto territorio nonostante tutto quello che ci sta accadendo. Nonostante tutto quello che ci sta accadendo, continuiamo tutte le mattine a correre, a perderci, però siamo convinti che l'agricoltura è il volano di questa benedetta isola, così come il turismo. Noi su questo territorio, Presidente, abbiamo il 48% degli agriturismi della Sicilia, quindi significa che sul territorio ci crediamo, forse ci abbiamo creduto prima degli altri, quindi se continuiamo ad essere convinti che altre alternative sono solo nefaste per il territorio, noi probabilmente riusciamo a sortire un effetto importante, che è quello di una crescita vera di questa benedetta terra. Grazie. Grazie a Massimo Franco. Intanto devo dare i saluti del senatore Venerina Padua, senatore Giovanni Mauro e l'onorevole Di Giacomo, che purtroppo ovviamente sono a Roma e quindi non possono essere qui presenti. E prima di andare avanti a dare la parola, come dire, alla guest star della giornata, al Presidente nazionale, Sandro voleva accogliere sul palco un altro intervento. Ho visto che c'è Mariano Ferro, che è un amico anche personale, ritengo che per due minuti prego Mariano di salire ed ascoltare, non penso che sia l'altra. Ricordiamo, Mariano Ferro è stato presidente, cioè è a capo del Forconi di Sicilia. Diciamo che è un po' l'opposizione all'istituzione. Che non è l'altra agricoltura, perché di agricoltura comunque parliamo. Diciamo che probabilmente è una visione non diversa ma più sociale del villaggio, di quella che è la crisi, che poi non è soltanto in agricoltura. Mariano, devi venire, due minuti. Mariano Ferro, prego. Allora, io ho l'obbligo di chiedervi scusa. Intanto grazie di questo spazio, colgo l'occasione perché c'è il Presidente Guidi. Voglio dire, parto da un intervento, voglio rispondere al Presidente Arezzo, dov'è? Presidente Arezzo, deve fare una cosa. Deve fare una ricerca su quelli che sono i protesti che ogni giorno in provincia di Ragusa, nelle banche, provocano contenziosi. Perché io sono d'accordo su molti interventi che sono stati fatti, però
quando tu, Sandro, dici di invasione sociale, purtroppo sì, io vedo qui molte aziende importanti, siamo conterranei con il dottore Giardina, è figura di grande rispetto, fratelli calabresi, grande rispetto per tutti, perché ovviamente sono stati, diciamo, i portabandiera, sono persone che vanno valorizzate nel territorio e vanno aiutate, se così si può dire, no? Perché fanno, praticamente rappresentano la Fiat di questo sud-est siciliano, solo che noi non siamo trattati come la Fiat, Presidente Guidi. Noi siamo trattati come merce di scambio con la Tunisia. Noi siamo merce di scambio con la Tunisia. Stamattina, venendo qui, ho sentito Federica Mogherini che sulla radio parlava, su Radio Anch'io, parlava di questa questione che c'è in Tunisia. Perché ovviamente, io dico, se ci pensi bene, poi alla fine, non ci scusi, siccome là c'è ovviamente la guerra vera, questi vanno aiutati, perché bisogna evitare che questo succeda, che questo accada, questo, tutto questo preparativo che, diciamo, dal momento in cui sono arrivati in queste poste, sono arrivati 25-26 mila migranti, di cui 400, ogni tanto qualche barcone va giù, e i drammi sono pesanti, bisogna aiutarli. Il problema, caro Presidente Guidi e cara Confagricoltura, non lo direi a Coldiretti, non lo direi a Coldiretti, a Coldiretti direi altro. Ma Confagricoltura, voglio dirlo, ma voi cosa aspettate a venire fuori? Perché guardate che quando il presidente, quando il dottore Arezzo parla di 10.000 aziende, a Siracusa le aziende Giardina, a Ragusa l'azienda calabrese è una, Giardina a Siracusa è una, ce ne saranno altre 10, altre 20, altre 50 importanti come voi, ma il resto è la massa dei piccoli produttori che sta morendo. E chi ha alzato la voce? Perdonateci, qual è il sindacato che vuole fare davvero il sindacato? Perché la Coldiretti non vuole farlo, la Coldiretti ha denunciato. Io stamattina, noi stamattina non siamo venuti per parlare con Confagricoltura, perdonateci, non è uno, cogliamo l'occasione importante, io lo dico con grande chiarezza, noi ci siamo visti a quell'incontro quando venne Cholos a Catania, i problemi non sono rimasti, i problemi sono raddoppiati, e chi ne parla? Non mi pare che ci sia un sindacato che stia difendendo l'area, perdonateci, che stia difendendo davvero l'agricoltura, perché qui, caro Presidente Guidi, c'è da contrastare un potere che è quello dell'Europa, perché noi in Europa non contiamo nulla, zero, tagliato, zero. Chi ci salverà, Presidente? Nessuno. Io stamattina ero venuto con grande piacere per dire al nostro grande assessore all'agricoltura, condannato dalla Corte dei Conti a pagare 346.000 euro, credo che stamattina, non lo so se i renziani, come dice qualcuno su qualche blog, lo imballineranno, ma il problema è che imballineranno il quinto assessore all'agricoltura di questa regione, il quinto. Come facciamo a fare programmazione? Con chi parliamo? Ecco perché i forconi non ne possono più, non ne possono più. E io dico, ho detto a Sandro più volte, qui dobbiamo organizzarci, Sandro. Ma non è possibile perdere un territorio, qui stiamo noi perdendo, perché io, guardate, capisco che la grande azienda deve vendere la grande distribuzione, quindi deve comprare, meno compra meglio, fa il commerciante, quindi questo è il suo mestiere. Però se tu di quelle 10.000 aziende ne vedi morire 8.000, 7.000, chi compra la plastica? Quest'anno chi lo compra la plastica a Ragusa? Dove vanno a comprare la plastica a Ragusa i nostri piccoli produttori, che sono il tessuto di questa società? Sono la ricchezza, perdonatemi, non è Calabrese o Giardino la ricchezza di questo distretto. Qui sono due aziende grandi, sì, ma non possono fare da sole la ricchezza di un territorio. La ricchezza di un territorio sono migliaia e migliaia di persone, però a Confagricoltura dico, ma voi volete fare lo stesso gioco che fa la Coldiretti? Che sciopera accanto al ministro? Ma di che stiamo parlando? Ecco perché dico, Presidente, io capisco tutto, non mi scandalizzo di nulla, però mi domando con chi dobbiamo parlare. Se ci fosse lì il presidente di Coldiretti, gli direi: abbiate la dignità di togliere il disturbo e andarvene, perché veramente state offendendo l'intelligenza di molti agricoltori italiani che non sanno più dove andare, che cosa fare, sono ormai depressi socialmente, perché noi siamo davanti alla depressione sociale. Qui ormai c'è la rassegnazione a morire, e io capisco, ripeto, lo ribadisco, i commercianti devono fare i commercianti, le aziende grandi devono fare i commercianti, benissimo,
ma dobbiamo pensare a distribuire la ricchezza, bisogna vedere come fare. Perché quando arriva l'olio tunisino, le arance marocchine, mi spiega qualcuno che cosa succede nel territorio della Reale di Catania? Succede che qualcuno deciderà forse di tagliare gli aranci, ma per fare che? Per desertificare un territorio. Questa è la storia. E più andiamo avanti, Presidente Guidi, ecco perché dico a queste organizzazioni sindacali territoriali distribuite in tutta Italia, ma qui in particolar modo, perché questa è la provincia più forte per quanto riguarda l'agricoltura in tutta Italia, io dico scusi, vogliamo un segnale da voi? Perché quando qui c'è gente, e io lo so perché dico, abbiamo fatto danno ai furgoni, lo capisco perfettamente. Mi date un'altra soluzione, qualcuno si alza la mano, per favore, se Sandro gli dà la possibilità di parlare, dateci un'altra soluzione, perché quando ci dice qualcuno non fermiamoci ora perché siamo nel bello, nel più bello del mercato, e qua non avessimo a fermare. Ma c'è, per caso c'è lotta sindacale in Italia o è morta? La triplice sindacale non sa che queste giornate lavorative sono pagate, ci stiamo adattando ai prezzi della Tunisia, non lo sa la triplice sindacale. Io vengo da Aula. Due morti che morirono nel 1968 per fare lo statuto dei lavoratori, questi due signori sono nella tomba, si sono rivoltati, perché la triplice sindacale non c'è più. E poi pensate che andiamo avanti noi a pagare 4 euro l'ora, 3,50 euro, 4 euro l'ora, le donne che sono nei magazzini. Penso, forse sbaglio, che se la ricchezza fosse distribuita sarebbe meglio per tutti. Perché queste tensioni sociali, così come sta facendo oggi, come stanno facendo oggi il PD, i sindaci del PD, che organizzano addirittura loro le manifestazioni per dire meglio governarle che subire le manifestazioni, no? Perdonateci. Per ora vediamo molta, ma molta rassegnazione sociale, e ripeto, depressione più che rassegnazione, anche adesso non puoi dire nulla perché tanto non reagisci. Però dico che forse c'è il momento di svegliarci, perché noi non accettiamo di essere, ripeto, trattati e tornare indietro nella storia forse di 30 anni. Siamo tornati indietro nel posto del lavoro, siamo tornati indietro nei prezzi dei nostri prodotti agricoli, siamo tornati indietro in tutto. È vero che c'è la globalizzazione e bisogna affrontarla, nessuno è imbecille, però è anche vero che non possiamo tornare indietro e non accorgerci di quello che accade, perché se parla l'Italia ci sono i soldi, se arriva a Montepaschi e ci sono i 4 miliardi, 5 miliardi di euro. Se arriva il decreto salvabanche, si salvano le banche. Non capisco perché questa Fiat che è qua non debba essere rispettata alla stessa maniera di Fiat nazionale e di altre cose. Grazie. A questo punto direi al Presidente di dare subito risposta alle domande di... Prima di entrare in quello che voglio dire, permettetemi di ringraziare e di salutare Sandro Gambusta, che è stato per me un collega, un amico, un uomo con cui penso di poter dire di condividere lo stesso idem sentire, no? Si dice così, una volta si diceva per i partiti politici, oggi i partiti politici non si sa neanche più che sentire hanno, sono talmente liquidi che uno si sposta da una parte all'altra, quindi vuol dire. Io invece con Sandro penso di poter dire che condividiamo questo idem sentire le cose e il sindacato. Lo ringrazio per questi due giorni che mi ha fatto vivere qui nella vostra bella realtà. Un saluto ad Antonio Piret, con cui ci siamo scambiati già qualche prima opinione, e una manifestazione di disponibilità da parte mia a collaborare con te e a supportarti in questo cammino. Non ti preoccupare, come gli ho detto ieri sera, non sii te stesso, che le cose funzionano meglio. Quando uno è se stesso nel modo di fare il presidente, nel modo di fare l'imprenditore, le persone lo sentono, lo vivono, e lo vivono in maniera diversa. Voglio ringraziare anche il direttore Giovanni Scucces per l'ospitalità che ci ha dato e per questo bellissimo posto che ricorderò con grande piacere. Venendo al tema, l'intervento di Mariano mi dà un'opportunità, e cioè quello di essere me stesso. Io di mestiere faccio l'agricoltore, lo faccio un po' lontano da voi, lo faccio a Ferrara, un territorio che ha molte diversità rispetto a voi, un territorio comunque di mare in cui si fa agricoltura
estensiva il più delle volte, un territorio in cui si fanno tanti tipi di agricoltura, un territorio forse meno professionalizzato di quello che ho visto qui, quindi con poco da invidiare reciprocamente. Sono alla fine del mio mandato, mi manca un anno, 12 mesi all'alba, come diceva qualcuno, e per questo motivo sono un uomo libero, lo sono sempre stato in verità, come Sandro sa bene, libero nel pensiero, libero nel dire ciò che penso. Quindi non tutto quello che dirò potrà piacervi, ma potete essere sicuri di una cosa, che è esattamente quello che io sento, quello che ho imparato in 5 anni di presidenza di Confagricoltura dopo aver girato tutta l'Italia e con una visione assolutamente agricola delle cose. Io sono arrivato a Roma da Codigoro, un piccolissimo paese, forse un piccolo di Ragusa, un paese della Bassa, e sono arrivato a Roma convinto di trovare i giganti. Sapete, quando uno fa l'agricoltore, viene da un paese, pensa che a Roma ci sia chissà che cosa. E non ho trovato i giganti a Roma. Ho trovato le loro impronte, un po' come in Discovery Channel, se qualcuno li vede, i dinosauri, no, che hanno lasciato nell'argilla le impronte. Ma non li ho più trovati. Ovvero non ho trovato quella classe politica che fosse in grado di pensare in maniera costruttiva per questo paese. Il problema dell'agricoltura italiana è il non sapere dove andare. Non c'è una strategia di politica agricola nazionale. E a casa mia, che è un paese di mare, ma credo si dica anche qui, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Noi siamo come una bandiera, siamo così, ci muoviamo da una parte all'altra, un anno andiamo bene, l'anno dopo andiamo male. Abbiamo un sistema agricolo che è gravato da questo peso che è l'Italia. Fare l'imprenditore in Italia è come girare con uno zaino di 50 kg sulle spalle. È già un miracolo, io lo dicevo ieri sera, voi qui siete degli eroi, ma non lo dico perché sono qui, lo dico perché lo penso. Perché fate impresa, e ne ho viste di bellissime ieri, fate impresa in una situazione di contesto che è veramente, veramente difficile. Eppure vivete in un posto incredibile, un posto che ha un clima, un territorio, una bellezza, una capacità notevole. Siete imprenditori altamente professionalizzati. Ieri sera un imprenditore che non cito ma che è qui in sala mi diceva che esporti i suoi prodotti 3.000 km oltre Mosca, quindi siete capaci di arrivare ben al di là di quello che è l'attitudine. E certo, sono singole aziende che però fanno da traino, dovrebbero fare da traino a un sistema complessivo. Eppure oggi viviamo un grandissimo paradosso. Mai come in questo momento si parla di agricoltura. Mai come in questo momento siamo al centro dell'attenzione dei media. Abbiamo appena finito un expo che avrebbe dovuto parlare di noi, o che ci hanno detto che avrebbe parlato di noi, ma non è stato così, ha parlato di cibo, ma noi non siamo il cibo, siamo prima del cibo. Quindi avremmo dovuto parlare di come, il titolo dell'expo era Nutrire il pianeta, energia per la vita. Eravamo noi, gli agricoltori, che sono il futuro di questo pianeta, che devono contribuire a gestire il territorio e a dar da mangiare a 9 miliardi di individui, una sfida che fa tremare le vene ai polsi e che ti fa capire come l'alimentazione sia fondamentale nel processo di sviluppo di questa società per non generare quelle migrazioni di cui si diceva prima. Eppure mai come in questo momento in cui si parla di noi, in cui i media parlano di cibo, di alimentazione, di salute, di territorio, di sostenibilità, mai come in questo momento le aziende agricole vanno male. Perché questo? C'è qualcosa che non va, siamo nel miglior business del presente e del futuro, eppure siamo quelli che stanno peggio. Un amico che ci sta aiutando a valorizzare le piene abate nella mia provincia dice: se un extraterrestre vedesse il pianeta Terra dal di fuori e vedesse che il 3% della popolazione dà da mangiare all'altro 97%, direbbe: ma questi sono quelli che governano il pianeta, sono i più ricchi, e invece siamo i più poveri. E come mai questa incongruenza? Perché in parte dipende da questa incapacità strategica di vedere l'agricoltura e in parte dipende da come noi ci siamo fatti raccontare. Noi ci siamo lasciati raccontare per ciò che non siamo. Abbiamo creduto che lasciarci raccontare come il settore della tradizione, il settore romantico, ci aiutasse ad avere un'attenzione e un beneficio che era quello del mendicante. Di colui che andava in giro con il piattino e si faceva dare soldi per coprire le proprie inefficienze.
Questo è successo all'agricoltura italiana negli ultimi 20 anni, lasciandoci prendere in giro sul fatto che la qualità avrebbe pagato tutto. Non è così, è una presa in giro. La qualità, ammesso che la facciamo, ammesso che sia superiore a quella dei francesi, dei tedeschi e degli spagnoli, che sono bravi anche loro, e a volte più di noi, serve che ci sia una competitività, serve che ci sia una logistica, serve che ci sia la possibilità di portare i nostri prodotti fuori, altrimenti ce lo raccontiamo fra di noi e basta. Noi ci raccontiamo quanto siamo bravi. A me scappa da ridere quando il ministro dice il grande successo del vino italiano nell'export, che abbiamo superato i francesi in quantità, perché i francesi ci superano ampiamente in prezzo, in valori economici, sono più bravi di noi, non singolarmente come imprenditori, perché i nostri imprenditori sono degli eroi che vanno in giro con la loro valigetta a vendere il loro vino, i loro prodotti, i loro ortofrutticoli in giro per il mondo, ma come sistema paese non riusciamo a creare la valorizzazione. È vero, è un valore avere 37 DOP IGP, e chi lo sa? E chi lo sa che avete tutte queste ricchezze? E chi lo sa che ci sono tutti questi prodotti? Guardate che se una, a forza di nicchie uno muore, se la nicchia non riesci a raccontarla, se non riesci a vendere, se la declini solo, non ci fai niente con la nicchia. Quasi nessuno, Mariano, parla di reddito in giro per l'Italia degli agricoltori. E noi ci lasciamo raccontare come quelli che difendono il territorio, come quelli della tradizione. Ma noi non siamo così, voi non siete così, poi verrò alla dislocazione piccole o grandi aziende. Se voi prendete, andate al Ministero dell'Agricoltura, entrate e vedete che ci sono i mobili di Camillo Benso, Conte di Cavour, all'ingresso proprio, sono mobili bellissimi, di Mogano, intarsiati d'oro. Racconto di una storia passata dei fasti dell'agricoltura in cui il Premier era anche Ministro dell'Agricoltura. E poi sale lo scalone, il grande scalone di marmo del Ministro, che porta le stanze del ministro e che ha addobbato per l'occasione dell'Expo di tabelloni, di poster, di immagini. La prima immagine è un campo di grano, peraltro infestato di papaveri, quindi manco era tanto bravo quell'agricoltore lì. E lì un inciso, ad un incontro con la Coldiretti, un talk show con la Coldiretti, mi hanno mandato un funzionario della Coldiretti all'Expo, dovevamo parlare delle differenze tra noi e la Coldiretti. A me non mi mandano a confronti i dirigenti, mi mandano i funzionari perché non ce la fanno a mandarmi i dirigenti. Allora il dirigente, raccontavo questa storia, il dirigente della Coldiretti dice: ecco, vedete, la prima differenza tra noi e Confagricoltura è che a noi una certa dose di papaveri nel grano ci piace. Ma voilà, vuol dire solo che è sbagliato a fare il disegno. Il secondo poster è un poster tipo questo, un'immagine, l'olivicoltura, poi c'è una risaia, poi c'è un campo di medico, delle rotoballe, e racconti di un paesaggio agrario. Poi arrivi nel corridoio che porta alle stanze del ministro, che ancora una volta è tutto addobbato di foto in bianco e nero che raccontano una storia di anni passati, in cui ci sono delle donne che, come si faceva prima a terrarsi, mi insegnava mia nonna, no? Il crene o la lana, insomma, veniva tirato per rifare i materassi, in cui ci sono i buoi, in cui ci sono uomini che zappano. Storie di un'agricoltura passata, che nessuno di noi vuole che torni, un'agricoltura fatta solo di fatica, molto di più di quanto non è oggi. Ma la nostra agricoltura dov'è? Quella che usa la tecnologia, quella che esporta i prodotti, quella che fa la qualità attraverso la coniugazione dell'innovazione e della lezione, dov'è? Chi è che la racconta? Chi è che la porta in giro? Non vedete che il racconto che si fa dell'agricoltura in televisione, quando si parla dei giovani, si racconta al massimo di persone che vivono sperdute in campi lontani o che vivono in un campo. Una volta ho partecipato a una trasmissione, vi parlavano di questi giovani che tornano all'agricoltura, c'era sto giovane che viveva da 3 anni in un camper sulle montagne, che allevava capre e che la sua ambizione era vendere il formaggio di capra, ma non avrebbe mai potuto farlo perché in Italia non c'è internet dappertutto, non c'è la banda larga dappertutto. Sembrano cose distanti, però il punto è che noi non alziamo mai la testa. Poi vengo all'emergenza del momento, ma il problema di questo paese, di questa Italia, di noi stessi come organizzazione, è che ci siamo lasciati raccontare in maniera sbagliata e che non siamo mai stati strategici, non abbiamo mai puntato a quello che dovremo fare dopo. Parlare di distretto oggi vuol dire progettare il futuro. Guardate che
il presente di insuccesso che noi viviamo, la crisi che noi viviamo oggi, è frutto di una progettazione sbagliata che è stata fatta 20 anni fa, 10 anni fa. Se non cominciamo a progettare il futuro, prima o poi i nostri figli vivranno un presente che avrà le nostre stesse difficoltà, perché è 20 anni che ci diciamo le stesse cose, è 20 anni che abbiamo gli stessi problemi. Poi un anno l'olio costa un po' di più, le arance ce le comprano per un qualche maledetto motivo, il prezzo è un po' più alto, e allora tiriamo avanti, non ci fermiamo mai a progettare e a capire come riusciamo a rispondere a questi problemi. Noi siamo un'organizzazione molto diversa da Fondirette, molto diversa. A qualcuno mi chiede come mai non riusciamo a dialogare, perché siamo diversi. Noi un dialogo l'abbiamo aperto con le altre organizzazioni, Agriinsieme ne è la testimonianza. Guardate che Agriinsieme nasce una sera dall'incontro tra persone che non avevano niente che spartire uno con l'altro. Uno era un agrario di un'organizzazione, diciamo così, di centrodestra, sarei io, presidente di Confagricoltura. L'altro era un funzionario di un'organizzazione di sinistra, era il presidente della CIA, Giuseppe Politi di allora, e il terzo era Maurizio Gardini, presidente delle cooperative italiane, appartenente probabilmente a uno schieramento politico di centro. Tre persone che avevano storie, origini, vocazioni e obiettivi completamente diversi. Ci siamo riuniti in un'idea, che fosse più importante la rappresentanza dei bisogni degli agricoltori che non il brand dell'organizzazione. Questa è la diversità fondamentale. E il fatto che io di mestiere faccio l'agricoltore. Dopodiché viviamo un mondo complesso, e anche noi non siamo perfetti, anche noi abbiamo le nostre difficoltà, anche noi facciamo fatica a scendere in campo, anche noi siamo molto liturgici nelle cose che facciamo e dobbiamo migliorare come organizzazione, perché la crisi della rappresentanza è vera ed è profonda. E la crisi della rappresentanza si risolve se le organizzazioni si tolgono di mezzo e si mettono a fianco delle imprese. È questo che loro sanno, che io dico da anni: toglierci di mezzo, non lucrare sull'intermediazione tra le difficoltà che lo Stato mette tra cittadino, impresa e Stato, e metterci a fianco. È un modo diverso di fare organizzazione. E in questo modo diverso c'è dire alla gente la verità. Come mi ha detto uno una sera, qual è, parafrasando un politico che non mi appartiene, ma che sicuramente ha fatto la storia dell'Italia, qual è il tuo pensiero lungo? Il mio pensiero lungo è dire la verità alle persone e non prenderli in giro con un eccesso di populismo. Con Fagricoltura la battaglia su queste autorizzazioni l'ha fatta unica organizzazione ad aver scritto alla Mongherini, ad aver scritto a tutti gli europarlamentari. L'abbiamo fatta affidando a Nomisma un compito di fare una valutazione economica, perché le manifestazioni vanno bene, servono molto, continuate a farle sicuramente, noi ne stessi ne stiamo progettando, ma purtroppo a Bruxelles le cose funzionano in un altro modo, tu ti difendi, combatti, fai lobby attraverso numeri, attraverso la consapevolezza delle cose. E abbiamo affidato a Normisma la valutazione dell'impatto economico che queste autorizzazioni danno sui singoli settori e anche sui temi della reciprocità. Che cosa vuol dire? Che noi questi processi di globalizzazione non li possiamo fermare, io non sono nemmeno sicuro di volerli fermare, perché fuori c'è un mondo da conquistare per i nostri e per i vostri prodotti, se solo saremo capaci. Quindi tutte le volte che noi ci chiudiamo sia verso l'esterno sia verso l'interno. La creazione di barriere impedisce a loro di entrare ma a noi di uscire. Quindi occorre stare attenti a come decliniamo i rapporti di import-export con altri paesi, perché l'Italia non compra i prodotti italiani. Le aziende che producono in Italia hanno bisogno dei mercati che sono fuori dall'Italia. Detto questo, abbiamo scritto alla Mongherini che manco ci ha risposto. Ho detto al ministro Martina, ho scritto alla Mongherini, dice: speriamo che risponda a te più di quanto non risponde a me. Questo la dice lunga sul fatto che, se vi ricordate, noi che siamo forse uno dei primi paesi agricoli d'Europa, abbiamo preferito mettere la Mongherini piuttosto che Paolo De Castro a fare il presidente della Commissione Agricoltura, che forse veramente avrebbe portato un valore all'Italia. Ma tant'è che era più, diciamo, emblematico mettere la Mongherini piuttosto che mettere De Castro a gestire 50 miliardi di euro di investimenti nel settore dell'agricoltura. E gli abbiamo scritto che deve stare attenta
a concedere queste operazioni di solidarietà, che hanno un impatto molto forte, hanno un impatto fortissimo sul sistema nazionale. E su questo stiamo combattendo ancora, e vi assicuro tutta la volontà di Confagricoltura di correggere questi elementi. Sono andato personalmente a Bruxelles 3 giorni dopo l'attentato che c'era stato. Eravamo io e altri 2 dentro, sull'aereo, perché nessuno ci voleva andare, ci sono andato lo stesso. Ho parlato con Hogan e abbiamo condiviso la possibilità di ristrutturare anche questa politica agricola comunitaria, che è profondamente sbagliata ed anacronistica su questo sistema. Noi facciamo questo lavoro, io faccio questo lavoro, parlo con le persone che hanno la responsabilità e dico le cose come stanno e porto la testimonianza dei sistemi agricoli nazionali. A noi tocca un compito però, tocca il compito di costruire una progettualità. E vengo al tema delle aziende. Che cosa abbiamo fatto noi in questi ultimi 10-15 anni? Che cosa abbiamo fatto per le nostre aziende? E noi aziende, che cosa abbiamo fatto per migliorare il nostro livello di vita? Quali sono i processi di aggregazione, di efficientamento, non all'interno dell'azienda? Che cosa abbiamo fatto per essere più bravi e più competitivi? Zero. Non abbiamo fatto niente. Io vengo da un territorio in cui, ve lo racconto come esempio, in 3 province, saremmo anche un unicum, Ferrara, Bologna e Modena, si producono il 95% delle pere abate che si coltivano sul pianeta Terra. Lo ripeto, 95% sono quelle lunghe, 95% delle pere abate che si coltivano sul pianeta Terra. Un unicum, ce l'abbiamo solo noi. 7.000 aziende, 30.000 ettari, 1.000 commercianti, 200 mediatori, le aziende che vengono vendono per conto loro, ognuno che si fa i cavolacci suoi, fino al punto in cui l'anno scorso, o 2 anni fa, gli mediatori, i commercianti sono venuti in azienda e hanno detto noi non ti compriamo più le pere, noi ti prendiamo le pere a conferimento e poi dopo ti daremo quello che riusciamo a ottenere dal mercato, perché è un mercato difficile, la grande distribuzione ci strozza e tutto quanto. Sapete cosa vuol dire dare il prodotto a conferimento? Credo di sì. Vuol dire io ti do la mia roba, tu la vendi come ti pare, ci scarichi su tutti i suoi costi, se rimane qualcosa me lo dai, se no non mi dai niente. Ma veramente gli agricoltori siamo così, veramente siamo così. E piuttosto di fare delle cose, gli agricoltori, per i coltori ferraresi, tagliavano le piante. Allora alla disperata abbiamo chiamato Luca Granata, che è il direttore di Melinda. L'esempio di come la dimensione di un'azienda non c'entri niente con la sua capacità di reddito, con la sua capacità produttiva. Perché Melinda è fatta da 16.000 agricoltori che hanno da 0,5 ettaro a 2-3 ettari. Quindi non c'entra niente la dimensione. C'entra la capacità di mettersi insieme con delle regole certe. E questo Luca Granata, una volta che lo sono andato a incontrare, gli ho chiesto consiglio e tutto quanto, mi ha detto: quindi lei continua a dirmi delle cose, tutte molto interessanti, tutte molto giuste, ma non mi dice l'unica cosa che voi dovreste fare. Uno solo che vende per tutti. Voi che siete poche aziende, su 3 province, avete un prodotto unico, fate esattamente il contrario di quello che dovreste fare. E sapete perché non prendete niente delle vostre pere? Perché vi fate concorrenza fra di voi. Perché c'è sempre qualcuno che va a vendere la pera alla grande distribuzione a 1 centesimo in meno di quello che l'ha voluta vendere qui. Allora ci siamo messi assieme, abbiamo fatto questo progetto e siamo andati dagli agricoltori a dirgli: vuoi entrare in questo progetto? È un progetto per te, è un progetto perché tu non tagli le pere, per darti una chance. Vieni con noi, dacci il prodotto e mettiamo assieme il più prodotto possibile, contando su questa capacità di questo professionista che pensa in maniera agricola. E sapete cosa mi rispondevano le aziende? Le stesse aziende che da 10 anni mi dicevano: quindi che cosa fa l'organizzazione, che cosa fa? Mi dicevano: ma come faccio? Ho sempre dato le pere al mio commerciante, come faccio a non dargliele più? Ma sei scemo? Ma che ti frega del commerciante? Ma cioè, mentre tu muori, ti viene perché sono 40 anni che gli dai, ma no, ma dobbiamo uscire da questi, dobbiamo rompere le nostre gabbie mentali. Noi al massimo riusciamo a dire che dobbiamo essere protetti, l'agricoltura italiana va protetta. Io non voglio essere un panda tutta la vita. Volete essere dei panda? Sapete cosa sono i panda? Sono quegli animali che sono in via di estinzione e che per non farli estinguere li mettono in delle gabbie e gli danno da mangiare quello che gli capita. Io sono stufo di difendermi,
sono stufo di chiedere ad altri. E allora noi dobbiamo farci le domande corrette e dobbiamo chiedere le cose corrette. Dobbiamo capire che siamo soli, molto più soli di quanto immaginiamo. Questo prevede che tanto quanto chiediamo noi facciamo per la nostra parte, e se ci sono aziende grandi che hanno altri tipi di bisogno, la nostra parte è di mettere assieme le piccole aziende, di mettere assieme per dargli un valore, per dargli una continuità e per chiedere le cose giuste. Noi non dobbiamo chiedere tutele, o dobbiamo chiedere le tutele giuste, ma dobbiamo chiedere strumenti per poter essere capaci di avere un reddito per le nostre aziende e per le nostre famiglie. Dobbiamo chiedere a queste istituzioni, ma qui in Sicilia, ma perché, vale anche da noi in realtà, non è solo un problema in Sicilia, ma perché se un agricoltore sbaglia di un giorno a presentare la domanda, gli fanno una denuncia, lo cacciano fuori, non gli rispettano il piano, e una regione Sicilia può aspettare 2 anni a licenziare un piano di sviluppo rurale? Ma perché devono succedere robe del genere? Ma voi sono 2 anni che aspettate. Si chiama periodo di programmazione 2014-2020. Oh, siamo nel 2016, siamo. Quanti bandi sono venuti fuori? Avete potuto presentare richieste di finanziamento e quant'altro? Zero. Ma guardate che non è diverso da me. Io ho presentato un piano di sviluppo rurale per mia figlia. Finalmente a novembre è venuto fuori il primo insediamento, a 21 anni. Gli ho dato un pezzo dell'azienda e l'ho caricata di un mutuo, così impara, diciamo così, come funziona la vita subito. Mi ha detto: papà, di questi regali, se me ne fai un po' meno è meglio. Ma detto questo, abbiamo presentato questo piano di sviluppo rurale, altre aziende l'hanno fatto per un documento, dei giovani sono stati espulsi, non gli verrà finanziata la domanda, un documento che c'era ed è rimasto nelle carte, non è stato mandato. A me hanno, no, a mia figlia anzi, non hanno finanziato, non so, qui da voi credo non si usi, sono delle nuove cingolature che vanno al posto delle ruote posteriori dei trattori per non pestare il terreno, e costano un sacco di soldi. Non me le hanno finanziate perché la risposta della regione è stata: sono accessori e non una dotazione. Che cazzo dici? Ma cioè, vai a vedere su Wikipedia, vai a vedere su un coso, c'è scritto che le accessori compongono la dotazione. Ma questo è un paese di matti. A noi ci stanno, non so se sia arrivato voi, a noi ci stanno vietando, cioè il registro dei trattamenti che dobbiamo tenere per tutte le nostre attività prevede che noi non possiamo trattare a 20 metri dai canali. Non so se avete presente Ferrara, che è tutto un canale di bonifica, ci sono canali dappertutto. Allora c'è uno che ha un frutteto che arriva da una parte su un canale e dall'altra parte del canale. Cosa fa? Tratta solo il pezzo in mezzo delle pesche? Ma questi suizi sono fuori di testa. Qui è lì che noi dobbiamo ribellarci, Mariano. Dobbiamo chiedere alle istituzioni di essere normali e di darci solo gli strumenti per un ambiente favorevole allo sviluppo dell'impresa. Dobbiamo chiedere le cose giuste, dobbiamo chiedere che in questi piani di sviluppo rurale le risorse siano soprattutto per gli investimenti. Abbiamo il coraggio di fare questa cosa qui? Abbiamo il coraggio di investire nel nostro futuro? Perché se non cominciamo a pensare al futuro, noi non riusciremo a fare niente. Io non so se anche da voi ci siano queste misure agroambientali. Sono le misure che danno agli agricoltori e che gli agricoltori gradiscono molto, ti danno 100-150 euro per ettaro e sono tutti contenti. Vi sbagliate. Io l'ho dovuta fare perché mio padre la voleva fare e l'altro giorno mi ha dato una lettera alla regione e ho detto: guarda, no grazie, mi tiro fuori. Prendevo 60 euro per ettaro a mettere 180 trappole per catturare gli elateridi. Cioè, io passo tutta la mia vita a cercare gli elateridi nel terreno per prendere 60 euro per ettaro, ma questi sono fuori di testa. Noi non dobbiamo accedere a questi tipi di misure, non dobbiamo, eppure le chiediamo. Abbiamo il coraggio di smettere di chiedere queste cose, perché guardate che non lasciano niente, non costruiscono niente, ci danno un po' di soldi per ettaro, così sono contenti dal punto di vista politico della loro campagna politica, ma non ci lasciano niente. L'unico futuro noi ce lo conquistiamo con il mercato, se saremo più forti rispetto al mercato. Ero in Sardegna, la racconto sempre questa storiella perché è simpatica, ero in Sardegna dove c'è un assessore che è una dirigente di Confagricoltura, la Falchi, è diventata assessore all'agricoltura e lei sta lavorando per cercare di cambiare il sistema e fa tutto quello che può
E un giorno che eravamo là e raccontavano i piani di sviluppo rurale, a fare una destinazione, una misura in cui c'è scritto 35 milioni di euro di misure compensative per gli agricoltori per la otarda minore. Allora dico con Elisabetta, ma cos'è questa roba qui? Dice, guarda, questa roba qui Mario io non la vorrei mettere, però gli agricoltori, gli ambientalisti, scusate, vogliono questa misura. Dico, ma cosa si tratta? Insomma, era una misura che dava un po' di soldi agli agricoltori, 35 milioni di euro per salvaguardare l'otarda minore. Allora, con i potenti strumenti, guardo su internet, l'otarda minore, gallina frattaiola. Ce ne sono, la Sardegna è uno dei siti di nidificazione, vado a guardare, ci sono 2000 galline frattaiole da salvaguardare in Sardegna. E quindi danno un po' di soldi, 500 euro ad azienda, 1000 euro ad azienda, per fare dei siti in cui questi vanno a nidificare. Vado a vedere 2000 euro, faccio un po' di conti, 35 milioni di euro diviso 2000 galline frattaiole sono 17.500 euro a gallina. Oh, ma cos'è sta roba qui? Ma che futuro costruisci con 17.500 euro a gallina? Non facciamo niente, allora noi dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte. E quest'altro anno si deciderà ancora un pezzettino di PAC, di politica agricola comunitaria. Lo decideremo per l'Italia. Avremo il coraggio di dire che le risorse delle misure accoppiate vanno solo in una direzione per un numero di anni che consenta alle imprese di rifarsi e di costruire? Ce l'avremo questo coraggio? Bisogna che ci proviamo ad avere questo coraggio, come dobbiamo avere il coraggio di dire quando le cose vanno o le cose non vanno. Si parlava prima della rete del lavoro agricolo di qualità. Ci siamo lasciati raccontare in maniera sbagliata, questo romanticismo non ci ha permesso di raccontare che in Italia sono 1.100.000 gli occupati in agricoltura. Noi siamo un settore economico, ha ragione Mariano, a Ferrara, nei frutteti di Ferrara, ci sono molti più dipendenti di quanto non abbia la Fiat in Italia. Se tagliamo tutti i frutteti di Ferrara, perdiamo una Fiat e mezza. Però noi questo non lo raccontiamo. Anzi, nel tema del lavoro sta diventando un elemento di negatività per noi. Allora noi dobbiamo invertire il paradigma, dobbiamo lasciarci raccontare per ciò che siamo. Siamo un settore economico che dà lavoro e vuole guadagnare del proprio lavoro. Dobbiamo accettare anche quello che viene fuori. La rete del lavoro agricolo di qualità è stata individuata come un'opportunità. Alla rete del lavoro agricolo di qualità si iscrivono le aziende che passano, diciamo così, ai raggi X, fanno una richiesta, vengono iscritte a questa rete del lavoro e sulla base di questo hanno meno controlli di quanto non abbiano le aziende che sono fuori e in prospettiva dovrebbero avere un plus in termini di premialità. Peccato che su 200.000 aziende solo 200 oggi sono iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità. Io, in vostra rappresentanza, perché non chiedo mai a nessuno di fare ciò che io non farei per primo, sono iscritto alla rete del lavoro agricolo di qualità, l'unico tra i presidenti delle organizzazioni che è iscritto alla rete del lavoro di qualità, e quindi ho buon titolo per parlare e ho dichiarato pubblicamente che io mi toglierò pubblicamente dalla rete del lavoro agricolo di qualità se le misure di accesso, gli strumenti di accesso non verranno profondamente cambiati, perché le aziende non possono aderire alla rete del lavoro di qualità se hanno fatto un errore anche solo formale dal punto di vista fiscale, se hai sbagliato una fattura non puoi aderire, non vedo cosa c'entri con il lavoro, se sei in ritardo con i pagamenti INPS può capitare, ma questo non vuol dire che tu non sei in regola con le norme sul lavoro, e addirittura se hai compiuto delitti contro il sentimento degli animali. Cosa c'entra? Allora io gli ho detto al ministro il 28 di dicembre, siamo stati chiamati al ministero, sono andato, c'era Poletti, c'era Martina, c'era Orlando, c'erano tutti quanti, discutevano del caporalato della rete del lavoro agricolo di qualità, io gli ho detto pure io mi tolgo prima che di essere cacciato se qualcuno dice che tratto male il mio cane o ho schiacciato una nutria, ok? Ma questa è l'Italia, è un paese che non riesce a fare norme semplici, facili e accessibili. Al di là del fatto che vi dico qui che Confagricoltura sta lavorando su un altro progetto di valorizzazione del lavoro, noi pensiamo, gli imprenditori che sono in sala conoscono questo meccanismo di certificazione che è la Global Gap e che è un meccanismo di certificazione B2B che ha effetto nei confronti degli altri, dei buyer europei.
C'è un'extension che è di questo Global Gap che si chiama GRASP e che significa la certificazione della qualità del lavoro. Noi vorremmo lavorare anche perché ci siano queste certificazioni privatistiche riconosciute dalla grande distribuzione in modo da non essere sottoposti ai meccanismi di controllo dell'INPS che purtroppo a volte e molto spesso anche per incompetenza da quando non ci sono più i segmenti SCAU o INPS generano tanti problemi come hanno generato qui a Ragusa e in tante altre parti dell'Italia. Questo voglio dire perché i processi di valorizzazione anche dal punto di vista del lavoro ci possono essere, il lavoro di qualità diventa un brand. San Pellegrino, che abbiamo incontrato non tanto tempo fa, vorrebbe costruire una filiera di per l'aranciata nelle loro bibite che sia costruita sui principi della legalità. Quindi la legalità, la trasparenza nel mercato del lavoro diventa un brand che uno può valorizzare, però dobbiamo avere anche gli strumenti per poterlo fare, dobbiamo avere la possibilità di non essere continuamente controllati ed essere soggetti a reiterati ispezioni e controlli che rendono impossibile la vita delle imprese. Occorre un patto diverso con l'istituzione morale, occorre un patto per cui noi si fanno gli imprenditori in un certo modo, ma loro fanno le istituzioni in un modo che sia adeguato. Purtroppo i tempi della politica non sono i tempi delle imprese, le imprese vanno molto più veloci e la politica è lenta, è una politica vischiosa che vive di enunciazione e vive di slogan. Di agricoltura si parla e se ne parla spesso a questo proposito. I politici sanno, capiscono che l'agricoltura è il latte della mamma, la merendina del bambino, il nostro pane quotidiano, quindi parlano sempre di agricoltura. Ma quando c'è da quagliare, quando c'è da fare degli interventi veri, non li trovate quasi mai, i politici. Qui avete una situazione non diversa da quello che abbiamo vissuto a livello nazionale. Quanti sono gli assessori che avete cambiato? 5 nel giro di poco tempo? Bene, io nei miei primi 3 anni di presidenza di Confagricoltura ho conosciuto 6 ministri dell'agricoltura, un paio indagati, un paio acquisiti, ho conosciuto 3 commissari di AGEA, 4 commissari di AGEA, cioè ma cosa costruisci in un mondo del genere? Allora, qualcuno prima ha parlato di ottimismo, l'ottimismo da solo non aiuta, l'ottimismo a volte diventa qualcosa che forse ti fa anche perdere di vista. Però io che faccio l'imprenditore, che se dovessi scegliere un mestiere da fare domani mattina farei ancora l'agricoltore, perché lo ritengo il più bel mestiere di questo mondo e credo che siamo nel miglior business, credo che a fianco all'ottimismo noi dobbiamo avere un cambio di passo che ci dà la consapevolezza delle nostre capacità, ma anche della necessità di essere profondamente diversi come organizzazione. L'impianto della rappresentanza va cambiato completamente. Noi dobbiamo essere capaci, come vi dicevo all'inizio, di cambiare l'approccio e di cambiare le richieste che noi facciamo alle istituzioni e che ci facciamo per noi stessi. Io credo che il distretto sia una buona idea ed è un tema che voi dovete sviluppare. A cosa serve il distretto? È stato detto prima, ma soprattutto serve a mettere insieme le imprese. È certo che si riducono le imprese, perché se non parte perdono fiducia in qualcosa che si dice sempre che arriverà e poi dopo non arriva mai. Il distretto serve a polarizzare gli interessi delle imprese affinché il distretto dica alle istituzioni e lavori al proprio interno per fare che cosa? Formazione del personale, delle persone, delle professionalità, ricerca e innovazione di cui c'è un gran bisogno e in cui non crediamo abbastanza e poi per fare tutto ciò che le imprese dicono di cui che hanno bisogno per fare il loro business e per lavorare al meglio. Visto che le istituzioni non lo fanno, noi ci dobbiamo sostituire a loro e il distretto è uno strumento per poter fare, per fare questo. Quindi all'ottimismo massimo mettiamo a fianco la nostra capacità di essere rappresentativi, ma soprattutto di fare gli imprenditori, non avendo paura di cambiare e avendo il coraggio anche di mettere in discussione noi stessi. Noi siamo, credo, l'unica organizzazione che ha detto al Ministro che farebbe volentieri a meno di fare le domande PAC. Io voglio essere vostro rappresentante, non devo chiedere di fare le domande PAC, devo chiedere che siano talmente semplici che un agricoltore se le faccia per conto suo.
perché è solo così che posso essere rappresentativo. Oggi invece viviamo una situazione per cui siamo al paradosso che non abbiamo ancora finito di pagare le domande PAC del 2015, qui siamo a circa il 60% di imprese toccate, 70% nessuno pagato completamente, e non siamo sicuri di riuscire a presentare le domande PAC del 2017, del 2016. Alla faccia delle dichiarazioni di principio di agricoltura 2.0, che era veramente, diciamo così, il cambiamento epocale che noi avremmo dovuto fare. D'altronde c'è un vantaggio, e concludo su questo, del fatto che questo momento qui, questa crisi che noi viviamo, che vi annuncio non essere una crisi congiunturale, è cambiato il mondo. Dal 2011 i consumi pre-2011, il modo di vivere delle persone non tornerà più, né tornerà la possibilità per lo Stato italiano di spendere soldi per un sistema inefficiente. Quindi chi pensa che la nottata passerà e questa crisi prima o poi finirà, si sbaglia alla grande. È cambiato il mondo completamente. Dopodiché questo cambiamento ci aiuta anche a fare delle cose. Questa crisi ci consente di fare delle cose, e Renzi ne è l'emblema. Renzi è stata una grande ventata di cambiamento, ha messo in discussione tantissime cose, ha rotto degli schemi, e questo serviva all'Italia. Il problema dell'oggi e del domani è che tipo di Italia costruiamo, e Renzi ancora non l'ha detto questo. E uno dei problemi di Renzi è di questa politica, che è una politica che io chiamo take away, come si fa da McDonald's, no? Si passa e si prende e si porta via, che non studia, che vive di slogan. Mi viene in mente sempre quella vignetta di Mafalda. Sapete chi è Mafalda? Avete qualche ricordo? Era quella donnina morbida, femminile, così, che a un certo punto dice al suo lui: dimmi qualcosa che mi faccia sentire donna. E lui gli risponde: hai ragione. E a Renzi bisogna sempre dire così. Grazie. Al Presidente Mario Guidi, noi credo che siamo un po' a conclusione dei lavori. Qui sono arrivati dei libri, perché io lascerei un po' le conclusioni finali al Presidente di Confagricoltura Ragusa, di nuovo Antonio Pirra, però questa volta seduto qui, così è più facile. Allora, niente, io sono soddisfatto di questa giornata, che è stata una molto interessante, e colgo l'occasione per ringraziare tutti i presenti e tutti i partecipanti e i relatori, ai quali ci pregiamo di fare un gradito, spero gradito, pensiero, omaggio, e un libro, e comincerei dal Presidente Guidi. Massimo Franco può avvicinare sul palco, avremmo piacere. Ah, avanti, va. Poi non è un libro che parla di foto, di territorio e di Francesco. Ci sono le fotografie in bianco e nero, non sono quelle del ministro, però insomma, speriamo che siano gradite lo stesso. Spero intanto di sviluppare un po' le tematiche che abbiamo affrontato oggi, anche con l'aiuto del Presidente Guidi, che spero di rivedere qui a Ragusa, e comunque ci verremo a Roma. Seguiremo questo aspetto della rete del lavoro agricolo di qualità, perché ci sono tante aziende che lo chiedono, e addirittura la grande distribuzione ha
cavalcando questa, questa rete, quasi accostando le aziende che sono al di fuori come aziende da mettere a fianco, mettere di lato, e non, quindi insomma da questo punto di vista noi ci aspettiamo tanto da Confagricoltura. E a questo punto vi scuserete, per me insomma è una prima esperienza, quindi vi ecco. È stata una bella giornata e vi invito tutti, vi aspetto di là per un rinfresco. Allora, grazie Presidente. Io volevo ringraziare anche la famiglia Scuccias per questo posto bellissimo, per questo teatro, Giovanni, che devo dire si è dato molto da fare per questa giornata. Mi chiedono di dirvi di non andare via, perché di là c'è un pranzo organizzato per tutti noi. Io vi ringrazio per essere stati qui, ringraziamo tutti i presenti, devo dire che è stata una giornata interessante anche per chi è meno abituato a sentir parlare di agricoltura e dei temi così importanti dell'agricoltura. Grazie a tutti e buona giornata.